Allora siete rimasti, avete fatto benissimo perché adesso abbiamo la seconda parte della nostra puntata con due ospiti, ancora due ospiti importanti che vengono a raccontarci un'iniziativa direi molto molto interessante. Diamo il benvenuto a Danilo Crosio e a Eleonora Scicchitani. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno Paolo, buongiorno Buongiorno. e grazie per l'invito. Allora, chiariamo subito che abbiamo fatto una scelta, avete fatto una scelta, che è quella per dare questo messaggio importante, di mantenere la mascherina anche se nelle ultime specifiche questa cosa non è obbligatoria, perché c'è un messaggio comunque forte da dare. Danilo Crosio è il direttore del Brico Center di Fano, ha una certa responsabilità, per cui su un punto vendita di cui parleremo, è importante, con molta affluenza e tutto il resto, è il segnale da dare. Ancora di non allentare completamente, anche se già da stamattina si sente grande ottimismo su tutti i media, di non allentare troppo quello che è una parte delle norme, perché altrimenti rischiamo di perdere il controllo, giusto? Sì, Paolo, proprio così. Questo riprende anche un po' il nostro messaggio aziendale, Human First, Safety First. Diciamo che per tutto il percorso, insomma, che abbiamo fatto in questo anno ormai qualche mese, diciamo di pandemia, sicuramente l'attenzione, l'importanza per la tutela e la salvaguardia di tutto quello che è l'insieme di cliente e collaboratore per la nostra azienda è di forte importanza. Quindi assolutamente sì, ti direi che andiamo in questa direzione. Quindi oggi siamo qui con mascherina proprio per questo, perché è ancora attualmente in voga nel nostro E la negozio. manteniamo. Allora, con Danilo ci siamo conosciuti un paio d'anni fa, quando era in atto un'azione importante nel Brico Center di Fano, che era un'azione in qualche modo abbastanza di rivoluzione. Il Brico Center di Fano è stato completamente reimpiantato per quanto riguarda sia la esposizione, sia le tecniche di vendita, le metodiche e tutto il resto. E noi ci eravamo sentiti, da lì è nato poi tra l'altro uno speciale che ha fatto Rossini TV e sono nate diverse altre cose. Mi ricordo che mi avevi detto che sarebbe stato un progetto pilota addirittura, sul quale poi si sarebbero ispirati anche altri centri italiani. Come è andato questo progetto pilota, al di là del fatto che l'abbiano adottato meno perché poi c'è stata la pandemia? Non è che possiamo dimenticarcelo, insomma. Ebbene sì, Paolo, beh, diciamo che il progetto è un progetto, come hai detto tu, che è nato nel 2019. Abbiamo riaperto il nostro punto vendita proprio il 21 novembre 2019. Brico Center, che fa parte appunto della multinazionale gruppo Adeo, dove in Italia è presente con diverse insegne. Sul territorio fanese abbiamo rilanciato questa apertura nel 2019 con delle grandi novità, delle novità sicuramente legate a un restyling fatto su tutto quello che era la struttura, la proposta commerciale. Indubbiamente abbiamo inserito sicuramente anche delle novità legate alla posa in opera dei prodotti e anche a quella che è appunto un po' la squadra specializzata che siamo andati a formare. Il progetto è un progetto che è andato sicuramente bene, nonostante le difficoltà della pandemia. È un progetto che ha riscontrato sicuramente successo nella città di Fano, e non solo, perché siamo visitati anche insomma, da persone che provengono da diversi chilometri. E posso dire che in questo periodo, quindi in questo anno, l'italiano ha riscoperto il piacere del bricolage, quindi il piacere di fare da sé, di fare in casa. Direi in maniera anche ovviamente un po' forzata, perché ci siamo trovati a vivere la casa sicuramente in maniera molto approfondita in questo anno. E quindi Brico Center, più che mai, come dice un po' il nostro payoff, è stato il vicino di fare non solo appunto dei fanesi, ma di tutte le persone che in questo anno ci hanno visitato e che hanno espresso la loro preferenza per la nostra insegna. Sì, la casa in effetti è stato un po' il tema, no? C'è chi ha scoperto che a casa doveva starci tanto, c'è chi ha deciso finalmente quella mensola di metterla perché magari dice adesso prima o poi quando ho il tempo, c'è chi si è ritrovato con del tempo d'avanzo, per cui con la possibilità, insomma addirittura anche il mercato immobiliare ha avuto un movimento appunto legato al fatto che la gente sta riscoprendo il discorso di casa. A proposito di casa, tu vieni da Milano. Io vengo da Milano, esatto, sì, E ti sei trasferito ovviamente dalle nostre parti. Come si sta? Come si sono un sta? milanese trapiantato, ormai sono fanese d'adozione. No? Come si sta? Beh, sicuramente direi che il mare giova allo spirito, alla salute, ritmi molto meno frenetici rispetto alla grande metropoli. Direi che la qualità della vita è sicuramente migliore, senza ombra di dubbio, assolutamente sì. Abbiamo riscoperto il piacere
di vivere senza la frenesia appunto della grande città. Questo è un plus, direi, molto molto importante. Io so che in ruoli come il tuo capita spesso, però, una volta fatto partire il progetto, di essere presi e rimandati in qualche altro posto a farlo ripartire. Ma allora, come dicevi tu, questo è un progetto, il negozio è stato ha preso parte in questo progetto test, è un progetto che ancora è in corso e sicuramente è un progetto che terminerà non prima dell'anno prossimo, quindi avremo ancora con noi per un po'. Assolutamente, dai. Avremo modo di proseguire la nostra conoscenza e di rivederci sicuramente. Allora, tu sei venuto oggi con Eleonora, non solo perché ti sentivi solo, se no, ma perché Eleonora è responsabile di progetto, di questo progetto importante di cui vogliamo adesso parlare. Eleonora segue in prima persona, ed è uno dei punti forti del progetto, questo fatto proprio che c'è lei a seguirlo in prima persona, un progetto dedicato a tutti quelli che hanno delle attività pronte da far ripartire e che sono anche forse un po' spaventati e in qualche modo anche magari un po' in ritardo o comunque non hanno ancora capito bene che cosa succederà, per cui rischiano di trovarsi appunto un po' lunghi sulla preparazione di tutto quello che può servire per far ripartire un ristorante, un campeggio, un albergo, tutta una situazione nella quale non è che te la cavi andando al negozio a comprare col cestino due cose, servono parecchie cose. Eleonora, come funziona il vostro progetto? Allora, il progetto parte appunto da un'idea semplice. Dopo quest'anno difficile, noi, appunto i vicini di Fare, abbiamo ragionato e pensato come possiamo aiutare a livello locale a dare una mano alle attività a ripartire. E abbiamo un pochino valutato quali erano le varie attività che sono state effettivamente più colpite dagli effetti di questa pandemia e abbiamo valutato che tutti gli albergatori, i ristoratori, quindi tutte le attività collaterali, bagnini, bed and breakfast, bar, ristoranti per l'appunto, erano un po' le attività che avevano bisogno di una spinta in più per ripartire ed essere anche competitivi, visto che la stagione, speriamo... Mi raccomando solo una cosa, tieni il microfono un pelo più vicino, ma soprattutto a distanza costante. Ok, altrimenti parte... la voce va e viene, si perdono magari i momenti salienti di quello che stai dicendo. E quindi l'idea era qui, l'idea è semplicissima, è cercare di aiutare queste attività a ripartire. Come possiamo farlo? Noi abbiamo pensato intanto a trovare una persona dedicata appunto che ha un rapporto privilegiato con queste attività, con questi proprietari di attività, e quindi io sono proprio la persona di riferimento che può avere questo rapporto privilegiato con le varie attività, sempre disponibile telefonicamente, per email, per qualsiasi insomma canale telematico, per informazioni, preventivi. Sappiamo che ovviamente il tempo è poco, quindi le persone non sempre hanno modo di venire in negozio, e soprattutto noi che adesso ci rivolgiamo ai nostri telespettatori di Pesaro, che sono a qualche chilometro da noi, vogliamo rassicurarli sul fatto che siamo perfettamente organizzati per gestire ordini telefonici, ordini per email, la possibilità dei pagamenti è sempre tramite online, tramite bonifici, quindi possiamo organizzarci per fargli ricevere la merce in tempi brevissimi e senza bisogno necessariamente di recarsi da noi in negozio. Poi noi ovviamente siamo molto felici di far conoscere il nostro showroom anche ai clienti che ancora non ci conoscono per l'appunto. Interrompo un attimo perché voglio proprio sottolineare questo fatto. Non è una cosa comune che appunto ci sia un punto di riferimento netto e quello è sempre lo stesso all'interno di un centro vendita di quella che può essere assimilata alla grande distribuzione. Questo è un po' il timore che tutti noi abbiamo, no? Ho chiamato, con chi ha parlato? Boh, non mi ricordo, chissà, adesso poi va a sapere, l'avevo detto. Invece voi avete fatto questa scelta che secondo me è da sottolineare perché è molto importante, è un po' l'idea di inserire la figura che noi invece ci aspettiamo tutti nel famoso negozio di vicinato, cioè l'idea della persona che ti conosce e ti riconosce. E questa secondo me è una scelta fondamentale, soprattutto perché non solo il momento disorienta, ma probabilmente anche l'ampiezza dei prodotti che voi proponete può essere anche un fonte di disorientamento, no? C'è talmente tanta roba che può servire e che voi potete fornire che avere comunque una persona che ti dà le dritte giuste è un punto chiave. Perdonami se ti ho fermato, ma lo volevo sottolineare perché credo che sia uno dei punti qualificanti di tutta l'idea che avete avuto. Assolutamente, quando si chiama in negozio, si viene in negozio da noi, siamo una squadra di 40 persone, quindi è normale far fatica a riuscire a portare avanti anche un progetto, perché noi vogliamo essere vicini, sia
per le esigenze quotidiane, perché ovviamente possono essere centinaia le esigenze, ma vogliamo essere vicini anche per i grandi progetti. Quindi siamo attrezzati per rinnovare bagni, rinnovare porte, rinnovare pavimenti, ed è ovvio che quando uno ha in mente un progetto di quel calibro non può pensare di entrare ogni volta in negozio e parlare con una persona diversa, è normale. E quindi quali altri vantaggi hanno queste categorie recandosi da noi? Innanzitutto abbiamo pensato alla consegna a domicilio gratuita della merce, sempre per queste categorie, per cui sarà sempre gratuita e sempre nel minor tempo possibile, ovviamente. Tutto quello che abbiamo in negozio cercheremo di portarlo assolutamente in tempi brevissimi, addirittura per esigenze specifiche ci stiamo attrezzando per le consegne a domicilio in giornata, cosa che appunto in un momento come questo della riapertura, in cui si fanno un pochino di lavori, l'esigenza può uscire anche da un momento all'altro mentre si preparano le attività. E cos'altro abbiamo pensato? Proprio perché siamo attrezzati anche per progetti un pochino più importanti, abbiamo tutto un parco posatori, un parco di tecnici che possono venire in loco a fare dei sopralluoghi per anche avere un preventivo di spesa non solo della merce, ma anche dei costi di posa di questi prodotti, quindi un preventivo completo, chiavi in mano, per quanto riguarda i lavori un pochino più impegnativi. Il sopralluogo ha un costo? Il sopralluogo è totalmente gratuito per queste categorie, a differenza del classico cliente che invece ha un costo fisso. Quindi abbiamo pensato anche di agevolare per poter avere, insomma, quel parere in più anche dal punto di vista tecnico dei posatori. E tra l'altro evitare gli sprechi, perché uno potrebbe anche pensare che gli serva più roba di quella che in realtà gli serve. Assolutamente. Invece il posatore è in grado di dirti: ti servono tot metri quadri, questo è il quantitativo, sostituirsi anche un po' nella fase dell'ordine. Certo, è molto importante, soprattutto per lavori tecnici di quel tipo, tutte le misurazioni, appunto, per ordinare anche i prodotti giusti, così lo spreco si riduce a zero. E ovviamente noi cercheremo sempre di garantire il miglior prezzo, quello è assolutamente chiaro. Noi cercheremo sempre di garantire il miglior prezzo, e siamo forti e competitivi e sicuri di poter comunque avere già dei prezzi molto interessanti per i nostri clienti. Danilo, direttore, siamo sicuri di questo, insomma. Assolutamente. Stiamo sbilanciandoci molto, perché stiamo dicendo alle persone che difficilmente, anzi è impossibile, che trovino un prezzo migliore, insomma. Assolutamente. Poi non so, forse anche il nostro buono d'ingresso, che è una cosa accattivante. Certo. No, ho voluto fare un attimo una pausa per tirarti in gioco anche a te, se no ti vedevo lì un attimo accantonato con tutte le cose interessanti che c'ha da dirci Eleonora. Siamo al clou, alla ciliegina sulla torta. Allora, abbiamo creato un buono per tutte queste categorie, e questo è un invito a venire nel nostro showroom, o anche meno nel caso in cui non riescano, proprio per venire a conoscerci, provare il servizio, per cui sul primo ordine con una spesa minima di 100 euro hanno un 15% di sconto sul totale. Quindi veniteci a conoscere, passate in showroom, contattatemi e i vicini di fare cercheranno, insomma, di realizzare tutti i vostri progetti. Questa è un'iniziativa che è già partita, sta partendo? È già partita, siamo proprio qua in quel di Pesaro, proprio perché abbiamo già avuto un ottimo riscontro da parte di tutte le categorie di Fano, bagnini, albergatori, e quindi siamo sicuri che possa essere interessante anche per i nostri vicini. Naturalmente voi sapete che Rossini TV è una televisione che ha base a Pesaro, certo, ma a copertura regionale, non solo, ma con gli strumenti dell'informatica, in particolare con l'app, siamo visibili dovunque. Siete pronti anche eventualmente richieste da fuori zona, oppure definite in un territorio? No, assolutamente, siamo pronti per gestire le esigenze, insomma, di tutto il territorio, non abbiamo limiti di zona, insomma. Perfetto, qualcos'altro da aggiungere su questa cosa? Come se qualcuno si è perso un pezzo può andarselo a rivedere in una delle repliche o come preferisce, però diciamo che se avesse bisogno di avere sotto mano qualcosa, ci sono riferimenti anche web, sul sito.
Allora, possono contattarci, ci sono dei recapiti appunto specifici, possono ovviamente contattarci anche in negozio e gli saranno date tutte le indicazioni per mettersi in contatto direttamente con me. E poi ovviamente siamo sempre tutti in negozio, io compresa, certo. Quindi tutti certo. I giorni possono recarsi e parlarne anche direttamente di persona. Tra l'altro, alla fine un salto in punto vendita è sempre da preferire, perché è vero che abbiamo un sacco da fare, però esatto. Si scoprono anche tante cose, e poi è un bel posto, diciamocelo, ne abbiamo visto qualche immagine il giorno dell'inaugurazione, cioè non dico che si viene anche solo a fare una passeggiata, però poi tanto la passeggiata fa venire sempre in mente qualcos'altro a cui non avevamo pensato, per cui alla fine la visita in punto vendita è sempre consigliata. Se avete certo. Un po' di tempo, fatelo, perché sicuramente vedrete un bel posto, vedrete degli ottimi prodotti, del personale preparato, e magari vi viene in mente di comprare qualcosa a cui non avevate pensato all'inizio della vostra passeggiata, no? Per cui vale sempre la pena. Assolutamente sì, Paolo, e siamo pronti ad accogliere tutti i nostri clienti e futuri clienti che ci scopriranno grazie a questa puntata. E un aspetto importante che volevo sottolineare riguardo a quello che ha già detto Leonora è sicuramente l'importanza della relazione e del servizio, che sono due chiavi fondamentali, direi vincenti, sulle quali appunto puntiamo rispetto a tutto quello che insomma è un po' il panorama della grande distribuzione. Quindi l'attenzione davvero al cliente, avere un punto di riferimento che in questo caso è Leonora, e soprattutto tutto quello che è il pacchetto di servizi che andiamo ad offrire, come per esempio la consegna a domicilio gratuita direttamente anche fuori dalla città di Fano, quindi arriviamo tranquillamente a coprire anche la città di Pesaro con questo tipo di servizio. Quindi vogliamo ricordare a qualcuno a casa dove siete esattamente, perché qualcuno già me lo immagino, ci ho capito, ma dove è? No, in dialetto qualcuno dice. Noi siamo a Bellocchi di Fano, nello specifico in via Einaudi, c'è un parco commerciale, penso esatto. Che sia abbastanza conosciuto. Per chi non ci conosce, molto semplice, perché è proprio l'uscita della superstrada di Fano, Bellocchi Sud, quindi saremo molto felici di accoglierli. Poi avrete messo dei bei cartelli, perché io ogni tanto divento matto, sì. Perché ci sono dei centri importanti, ma anche molto importanti, che ritengono probabilmente di essere talmente importanti da non aver bisogno di indicazioni, no? Invece l'indicazione serve, perché se uno non c'è mai andato è meglio insomma essere presi per mano e a tutti i bivi e a tutti i punti di indecisione, insomma, far arrivare le persone al punto giusto, no? Anche quelli che non hanno il navigatore, certo. O che magari non hanno pensato di mettere. Siamo ben segnalati, bene, siamo assolutamente ben segnalati. Danilo, molto piacere di averti avuto con me e anche Leonora. Piacere se hai visto. Un'aggiuntina da fare conclusiva, falla pure, hai qualche minuto, anzi un minuto, dai, a disposizione per un'aggiuntina conclusiva, dopodiché rinviamo i nostri telespettatori a venirvi a trovare e a tutta una campagna pubblicitaria che mi pare di capire partirà con Rossini TV per raccontare questa e altre cose. Assolutamente sì, quindi direi che oggi il messaggio appunto che volevamo passare è legato a questa ripartenza che aspettavamo tutti con ansia, quindi indubbiamente la volontà di ripartire assieme, uniti, e di poter aiutare queste categorie che ricordiamo, abbiamo detto, essere ristoratori, albergatori, proprietari di campeggio, gestori di campeggi, bed and breakfast, gestori di spiagge, a ripartire insieme, a ripartire con tutto quello che può occorrere per rilanciare la propria attività, per far ripartire la propria attività, con tutta una serie di attenzioni, di servizi e di prezzi dedicati a loro, proprio per ripartire uniti verso un futuro sicuramente migliore. Bene, grazie ancora. Allora abbiamo spiegato un po' tutto, siamo sicuri di essere riusciti a entrare nella curiosità di quelli che sono in visione in questo momento, che magari non sono magari interessati in prima persona, ma che hanno qualcuno, per esempio. E allora raccontatelo a vostro figlio, a vostro cognato, a vostro nipote che sta lavorando, magari, perché no, in un campeggio, in un albergo, che c'è una iniziativa molto importante e molto interessante. Sono sicuro che avrà successo, perché corrisponde a un'esigenza che io non ho mai avuto una gestione di questo genere, ma mi immagino che sia un'esigenza soprattutto dovuta al momento di incertezza, no? Apriamo, non apriamo, cosa facciamo? E poi a un certo punto dicono: bene, si apre. Adesso da dove comincio? Ecco, comincio con un contatto con il Brico Center di Fano. Questa è l'idea. Bene,
Grazie ancora. Allora, adesso stiamo per andare in pausa musicale, ma prima dobbiamo riferirvi gli esiti del sondaggio. Abbiamo fatto un sondaggio di quelli un po' sciapotti, diciamo, pasta corta o pasta lunga, e vince la pasta lunga, 82%, non me lo sarei mai immaginato io. Lo spaghetto ancora funziona, io sono un pasta corta tutta la vita, 82 contro 18. Ringraziamo Maurizio, Antonella, Michela, Annalisa e Francesco che ci hanno mandato dei saluti via social. Ricordiamo a tutti, ma loro ricordate anche un attimo fa, che è da scaricare quanto prima, anzi subito, anzi adesso, la app di Rossini TV, per avere la possibilità di avere la televisione in tasca. Con la app di Rossini TV gratuita sia per iPhone che per Android avete la possibilità di seguire tutti i nostri programmi e di avere tutte le varie, i vari contatti, le indiscrezioni, conoscere la redazione, insomma tutto quello che serve, ma soprattutto la diretta sempre pronta da seguire. A questo punto andiamo con il brano musicale che oggi è di Valentina Livi, una cantante pesarese, come facciamo spesso, scegliamo artisti locali, che ci propone il video intitolato L'assurda felicità. Torneremo subito dopo con Gabriele Stroppanobili e ringraziamo Danilo e Leonora per essere stati con noi. Grazie, ci sentiamo e ci vediamo presto. A presto. Grazie.